Buonasera e bentrovati con l'appuntamento di Tennis Mania. Questa volta diciamo diverso dal solito, intanto siamo a Pasqua e buona Pasqua ancora a tutti quanti, in situazione diciamo meno congeniale, soprattutto per quanto riguarda me, ma anche il mio socio, e soprattutto perché è una diretta che precede in buona sostanza quello che è l'evento, no? Anziché raccontarvi poi quanto è successo ieri con la finale femminile questa mattina, ci sembrava più logico fare così, però ci perdonerete, soprattutto mi perdonerete se ci sono alcuni problemi di connessione, spero non disturbi, diciamo, familiari, tipici della famiglia Pupo, soprattutto dei due, come dire, eredi. Spero che non ci siano di questi problemi. Cercheremo di leggere al meglio i messaggi, ma questa volta, insomma, collegamenti da cellulare, anche le consuete condivisioni le farò poi in seguito. E per tutto questo ringrazio Stefano Lanzanova, ma intanto vi ovviamente rendo piacevolmente doti della presenza di Guido Monaco. Ciao Guido. Ciao Dario, buonasera a tutti, buona Pasqua anche da parte mia. Mi sembravano doverose queste premesse, appunto, perché nel girovagare, almeno per quanto riguarda me, nello spostamento tra Livigno e il Veneto, ci si organizza come si può e speriamo lo si possa godere questo pre-match di Jannik Sinner con Grigor Dimitrov. Ovviamente parleremo anche di Nardi, io ve lo confesso, non sono riuscito a guardarlo, però comunque è una gran bella notizia perché intanto ha recuperato una partita che si era molto complicata con un buon giocatore che sta cercando di risalire la china, diciamo così, ma poi è soprattutto una dimostrazione che non ci si deve fermare al successo roboante con Djokovic ottenuto a Indian Wells, che in qualche modo forse anche accelerato un processo che era in atto anche il cambiamento di coach da parte del numero uno del mondo. Non lo so, però sicuramente è stata una partita quella che ha scombinato i piani di Djokovic e invece ha cambiato gli orizzonti immediati di Nardi. Ne parliamo adesso perché ci sono sicuramente anche i vostri commenti. Spero di riuscire a leggerli al meglio con un contributo di Stefano Lanzanova, chiaramente. Però partiamo dal pre-Sinner Dimitrov. Io, ragionando un po' sulla questione che ho definito di principio in qualche modo di Jannik Sinner, nel senso che comunque il torneo di Miami è quello che, se si va a vedere, in cui lui si è espresso con continuità al meglio, cioè non c'è un torneo così finora nella carriera di Sinner, così importante, così di occasioni per vincere la finale che non ha ancora vinto, perché questa è la terza finale. E la domanda, secondo me, così che ci si può fare, è anche se nell'eventualità di una sconfitta possa essere, diciamo, un problema, oppure no. Però per come è l'andamento della sua parte di carriera degli ultimi 6-7 mesi sarebbe veramente insolito e in qualche modo strano o comunque antistorico, ripeto, prendendo gli ultimi 6-7 mesi. Però il tennis sappiamo come è fatto, no? Noi qua ci siamo a raccontare tante cose, però non bisogna dimenticare quelle che sono le basi di questo gioco, che è il gioco del diavolo. È davvero chi ha inventato questa cosa? Perché poi un'altra frase che si dice spesso è se non vinci impari, quella cosa lì non l'ha detta Billie Jean King, eh? Insomma, in qualche modo l'ha detta un grande come Nelson Mandela. E è interessante comunque davvero quello che può succedere in questo torneo, in un senso o nell'altro per Sinner. Ecco, ti lascio la parola, Guido. Ma sì, dai, sta salendo un po' l'attesa, questo
domenica di Pasqua un po' particolare, dove in montagna nevica ancora tanto, piove forte al nord, e il Toro vince su rigore, la Juve perde all'ultimo minuto, un weekend, cioè voglio dire, adesso Marti vince Napoli, non è che andiamo a rovinarlo proprio sul finire, siamo molto bene. Direi che, vabbè, comunque a parte queste stupidaggini, su Nardi dico due cose. La partita è stata tirata, intensa, Knerberg ne aveva ancora, insomma aveva giocato una partita dura ieri, anche in precedenza si pensava che magari potesse pagare qualcosa, invece era ancora al suo meglio. Nardi nel secondo ha avuto un break di vantaggio, ma poi è stato anche sotto 6-5. Anche se non ha dovuto salvare particolari palle, il tiebreak del secondo l'ha vinto insomma, abbastanza con sicurezza. E poi inizio terzo, ha piazzato il break decisivo, un clima da stadio, proprio da stadio. Era un tifo pazzesco nei confronti di Nardi, che sappiamo dalla parte del papà avere tutta la parentela di Napoli, oltre ovviamente essere italiano, ma in più è anche mezzo napoletano. E quindi sì, conferma. Del risultato di Indian Wells, certo che è un altro livello, un altro torneo, però intanto consolida la classifica, va intorno al 75 e quella ondata presunta e sperata che da un anno e mezzo due si spera di giovani italiani nei 100 sta prendendo forma con lui, con Darderi, con Arnaldi, con Cobolli e adesso speriamo a breve anche con Zeppieri o Maestrelli, lo stesso Passaro che sta dando dei segnali di risveglio. Per quanto riguarda, ha fatto vedere di nuovo degli slampi di classe qua e là, e anche dei momenti in cui è veramente ancora molto ragazzino nelle scelte e nel modo di essere in campo, però la classe è veramente sopraffine. Insomma, lui ha dimostrato comunque tra i suoi alti e bassi, parlo di Luca Nardi, insomma, l'ha fatta la gavetta adesso, insomma, il passaggio challenger per lui al momento è superato e giustamente si deve confrontare a tempo pieno nel circuito maggiore. Niente, dicevo, ho visto qualche spezzone anche dell'ultima partita di Dimitrov e Sinner per farmi un'idea un po' più tattica anche di quella, no? Perché mi si chiede cosa dovrebbe fare. Già ieri parlavano però il back lungo linea di Dimitrov. Guarda, io beh, poi se vuoi ne parlo meglio approfonditamente, però dimmi tu, se no vado già con No, questa. sì, allora io direi di. Intanto voglio avvisare Stefano Lanzanova se ci aiuta davvero col discorso dei messaggi di buttarli più, pure senza che io li legga, buttane uno dietro l'altro. Ovviamente, se c'è qualche simpaticone, lascia perdere, leggili tu e io li leggo quando tu li metti in visione. Mi sembra la cosa migliore, visto che appunto. Qualcuno chiedeva la felpa arancione a Guido, però non è a No, casa, quindi credo che sia quello. Beh, è ma poi ancora quella in prova, no? È ancora in solo prova. no, aspetta, attenzione, non confondete per favore. Una volta l'ho fatta vedere, una volta l'ho indossata per fare anche mea culpa. Quella di ieri non c'entrava niente, quella di ieri dello sponsor non c'entrava niente, era arancione per caso, non c'era niente di collegato. No, però poi rispetto al tuo primo intervento dico solo che la sconfitta eventuale di Sinner, speriamo di no oggi, no, secondo me non cambierebbe granché della parabola o delle possibilità o di niente. Certo, perdere tre finali a Miami in 4 anni sarebbe un pochettino scoccerebbe, però insomma l'avversario è assolutamente non solo da rispettare, da temere per quello che ha fatto vedere. Non si battono tre giocatori così forti in fila giocando un livello e una qualità di tennis del genere, quindi non ci sarebbe niente di strano nel vedere una partita equilibrata o anche Sinner che in certi momenti della partita può andare sotto, perché non è solo slice, non è solo classe, non è solo eleganza. Stiamo parlando di uno che sta servendo benissimo, sta rispondendo bene, tira fortissimo, atleticamente sta da Dio. Io credo che comunque le vecchie basi ogni tanto, cioè dovrà tirar fuori molto questo dritto che ha migliorato Sinner ultimamente, carico sul rovescio, sia col servizio, tanto kick, sia per tenere lontano e far giocare scomodo Dimitrov, perché Dimitrov se gli giochi il kick, soprattutto da sinistra, per quanto risponda bene, o deve fare 4 passi indietro, oppure deve avvicinarsi e giocare in back, in ogni caso deve giocare una risposta
abbastanza di attesa, dove Sinner può prendere in mano lo scambio. E in generale sullo scambio cercare, quando può, di giocare delle traiettorie un po' più alte sul rovescio. Direi che la traccia per mettere in difficoltà o far venire fuori qualche debolezza in più a Dimitrov e farlo lavorare sia questa. Poi lo diceva anche Kyle, no? Deve essere molto versatile in campo, deve saper cambiare, ma questo è il tennis, cioè non è che stasera o da quando c'è Sinner scopriamo che le partite si possono studiare a tavolino per quanto si voglia, ma poi devi vedere quando sei sul campo come colpisce l'altro, che contromosse fa, che tattica adotta, come ti senti tu. Non è proprio tutto così chiaro che avere un paio, due, tre idee di base per come mettere in difficoltà il tuo avversario. Però sai, servire un ottimo kick e rubare il tempo, per esempio, sono cose che funzionano con tutti, cioè non è che ogni volta che giochi una partita, per fortuna, perché è già difficile, devi inventarti qualcosa di pazzesco. Dovrà essere bravo a capire i momenti della partita e a mettere sotto pressione subito Dimitrov per non dargli fiducia, perché ne ha già tanta addosso. Nella partita di Pechino il primo set era riuscito per andare subito avanti un break e poi aveva avuto la palla per andare avanti un break nel sul tre pari del secondo, ma aveva annullato poi Dimitrov, aveva avuto comunque diverse chance, poi al terzo di nuovo ha fatto il break abbastanza presto e l'ha mantenuto fino in fondo, volendo fare un breve riepilogo. Poi dicevo del weekend sportivo perfetto, Elisa Longo Borghini, verbanese di Ornavasso, mia conterranea, ha vinto per la seconda volta il Giro delle Fiandre, quindi grande weekend di sport. Esatto, poi è stato anche ricordato quanto fatto delle ragazze del rugby in un livello sempre più competitivo, quindi insomma ci sono motivi di soddisfazione senza ombra di dubbio. Allora no, devo essere preciso, quando lavoro non mi piace, come dire, prendermi certi rischi di andare a sciare, però visto che i miei figli pare che si siano molto appassionati anche allo sci, credo che sarò costretto a portarli qualche volta, trovando il modo, il tempo, quando vedremo, però insomma hanno apprezzato tanto, quindi davvero... Davvero bene, ecco, ma parliamo di tennis. Io continuo a volerti stimolare su questo discorso, mentre vedete, insomma, vi stiamo offrendo la carrellata dei vostri messaggi che stanno arrivando praticamente quasi in temporale, grazie a Stefano Lanzanova. Io continuo a dire, il favorito è Sinner. Per me, non so se abbiamo già fatto il pronostico, Guido, l'altro giorno, ma non credo. Io dico che vince in due. Per coerenza con quello che ci ha fatto vedere Sinner finora, però io mi auguro che sia una gran bella partita e se dovesse andare al terzo sarei forse contento, e poi che vinca quello che riesce a gestire meglio le situazioni. Vorrei vedere una gran partita, ecco, questo è un po' quello che dico. Questo lo dicevo anch'io ieri, poi l'unico riferimento, se vogliamo chiamarlo pronostico, era quel ricordo di Italia-Bulgaria ai mondiali, se in quell'ambito se n'era era 2-1, parlato. no? Che mi richiamava un 2-1 per Sinner, ma era una stupidaggine. Leggo sotto, tra l'altro, anch'io tra i vari messaggi che passano. Ma leggeli anche tu, volentieri. Sì, un messaggio con cui mi sento di dissentire. Panad, secondo cui, adesso non mi ricordo il nome, non l'ho letto, secondo cui Panatta 4 anni fa aveva previsto l'esplosione di Sinner. No. A parte che 4 anni fa Sinner era già... Non me lo ricordo. No, beh, ma dico, Panatta ha tanti meriti nella sua vita e nella sua carriera, ma non certo quella, credetemi, di seguire in maniera molto, molto attenta il tennis, l'attualità del tennis, ecco, diciamo. E non gliene facciamo una colpa, No, ma assolutamente, lui ha tante cose, tanti interessi, adesso è stato un po' più coinvolto, anche con le telecronache Rai, eccetera, però diciamo che 4 anni fa tutti gli addetti ai lavori sapevano che Sinner fosse fortissimo, e è un po' quel discorso che facciamo ieri, no, sulle ricostruzioni. Nadal 2 anni fa il back non lo sapeva fare e giocava 8 metri dietro, e vai a vedere i video e poi ti rendi conto che, insomma, quantomeno a livello temporale ci sono delle cose che non tornano. Abbiamo ogni tanto dei ricordi un po' sfocati di quello che è il recente passato, ma ripeto, non ne faccio una colpa a nessuno, e però neanche un merito a Panatta, perché sinceramente che Sinner fosse un fenomeno se ne erano accorti tutti anche prima di 4 anni fa.
Mi ha colpito molto, devo dire la verità, la dichiarazione fatta da, forse di questa cosa non abbiamo parlato, da parte di Medvedev a proposito del servizio di Sinner, che ha detto è un colpo che è devastante. Cioè, e 10 si volte chiede più lui, ma forte di prima. come ha fatto a migliorarlo così? Questo vuol dire intanto bravo Jannik a lavorare su questo fondamentale, ma bravissimi due tecnici a evidentemente trovare la chiave giusta anche dopo aver provato varie soluzioni, lo ha spiegato anche Cahill più volte, e di come hanno trovato veramente la chiave per far esprimere quel fondamentale che è davvero importante, soprattutto per la mentalità di Jannik che dice quello lo decido io. Io voglio essere protagonista con quello che posso decidere io, in sostanza. L'ha spiegato più volte questo concetto. Quello che non posso decidere io, non ci posso fare niente. Però se mi metto nella condizione di avere un vantaggio su un qualcosa che dipende da me, è fondamentale, no, Guido? Sì, beh, il servizio di Sinner da quando è ragazzino, da quando è andato almeno da Piatti, è stato sempre un po' un cantiere aperto. Ci sono diversi video di Danilo Pizzorno che all'epoca collaborava a stretto contatto con Piatti, di come è cambiato, evoluto il servizio di Sinner. E poi ancora nell'ultimo periodo di Piatti e il primo di periodo di questo nuovo team con Bagnozzi, si è arrivati fino a questa ultima versione. Insomma, dove non unisce più i piedi, dove. Però io credo che soprattutto il grande salto sia stato nella ritmica, no? Questo lancio di palla tutto sommato abbastanza basso, un'esecuzione adesso non proprio alla Canè, però voglio dire abbastanza con due tempi, che diventa difficile da leggere, probabilmente gli rende più facile la coordinazione e meno facile la lettura da parte degli avversari. E poi questa testa della racchetta che sul piatto, ma ancora di più, anche ancora di più sullo slice, ha preso una velocità, cioè ha sfruttato al meglio la sua grande velocità di braccio e le sue leve per trovare anche angoli e per un'interazione della palla diversa. Credo io, ma questa è una mia idea, si sia ispirato tantissimo all'evoluzione e al servizio di Djokovic, perché trovo delle somiglianze incredibili tra questi due servizi, molto essenziali, molto puliti, ma davvero molto efficaci e, ripeto, difficili da leggere. Se non sbaglio, Francesco Collini diceva una cosa appunto in linea con quello che hai appena detto, facendo riferimento alla partita di Bercy, il fatto che Dimitrov possa andare in difficoltà con giocatori tipo Nole o Sinner, e Giulia Foschi faceva riferimento invece per diciamo, un momento positivo anche per il curling, i ragazzi soprattutto. Io credo che la squadra maschile. Ieri ho visto solo diciamo, gli highlights, c'è stato un tiro di Mosanner, cioè contro ogni logica della gravità, della L'ho visto posizione anch'io. dei sassi, c'è cioè una cosa che veramente non ho mai visto. Cioè, Mosanner è un fenomeno assoluto. Sono diventati Quindi. proprio tanto tanto forti. Eh? Guarda che no, non è che il paragone con Sinner, facendo le debite proporzioni, sia così, no? La E crescita loro hanno vinto degli quattro ultimi. slam. Sinner al No, momento ne ha vinto uno. la crescita degli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni è incredibile. Sì, davvero Senza bravi. dubbio. Eh sì, diciamo che tutti i giocatori, quale giocatore non va in difficoltà contro Sinner e Djokovic, volendo fare una battuta, però no, è vero, può essere. Insomma, allora, a Bercy era arrivato un po' cottarello, aveva giocato abbastanza alla pari, ma non aveva mai dato la sensazione contro un buon Djokovic di poter davvero star sopra a Djokovic. Era già un ottimo, ottimo Dimitrov, ma questo io credo e temo che sia un'altra cosa. Poi, ragazzi, le vie del signore del tennis e le difficoltà le conosciamo. Io credo che a livello di recupero il tempo ce l'ha avuto, non sono in grado di dire se ha dolori, se ha problemi. Lui dice che in questo periodo una delle svolte è stato proprio lui, Dimitrov, è stato proprio quello di potersi allenare con grande continuità, con grande intensità e svegliarsi al mattino e non avere particolari dolori, nonostante insomma il chilometraggio inizi a essere di un certo tipo, perché a 33 anni di battaglie comunque ne ha fatte. È vero che ha sprecato diversi momenti della sua carriera, però comunque è da 15 anni sul circuito, quindi anche lui ha. E poi quando gli hanno chiesto se lui non rimpiangesse un po' di essere capitato nell'epoca dei grandi, ha detto no, esattamente il contrario, è stata
l'epoca d'oro del tennis, abbiamo tutti imparato tantissimo da questi tre fenomeni. Anch'io, anche se un po' tardi, ho capito che i dettagli, ho capito che proprio la costanza nel continuare a lavorare, a crederci, a non demoralizzare, a gestire meglio la sconfitta. Ho detto, ho imparato a gestire molto meglio le sconfitte rispetto a prima. Prima rimanevo sotto per settimane. Insomma, un Dimitrov sicuramente io credo al suo meglio, superiore a quello del 2017, che già era molto forte. Ecco, adesso seguirò anche il suggerimento di chi mi chiedeva di leggere anche i messaggi che arrivano da YouTube, vedete con il crawl, assolutamente adesso lo facciamo. Ti faccio io una domanda però, sono curioso di sentire la tua risposta in merito, perché Giulia per esempio ci chiede anche di parlare di cosa pensiamo, cosa possa fare Sinner sulla terra, ma io invece voglio sapere, secondo te, Dimitrov, qual è la sua superficie preferita? Cioè, se dovesse giocare la partita più importante della sua carriera, quale, anche magari torneo se ti viene in mente, o semplicemente la superficie? Perché io credo che i due sceglierebbero tutti e due indoor, in qualche modo, no? Lui ha vinto la ATP Finals proprio in quel contesto, non voglio legarmi a dare questa lettura solo perché ha ottenuto quella vittoria così importante, Vabbè, però mi viene. Cosa sì. dici? Ha vinto il suo primo titolo a Stoccolma indoor, ha vinto a casa sua a Sofia, un torneo a cui teneva molto, ha fatto finale a Bercy, ha vinto le finals, direi che gran parte dei suoi più grandi risultati sono venuti lì. E poi è vero che ha comunque queste semifinali in Australia, ha giocato spesso bene in Australia a inizio dell'anno, e la semi a Wimbledon. Allora, volendo fare i puristi per quello che c'è in giro adesso, l'erba dovrebbe essere comunque la sua superficie perfetta, no? Perché adesso, per come gioca adesso, per come sta in campo adesso, per come serve lo slice, le volée, non dovrebbero esserci dubbi. Io, ecco, adesso mi fai pensare. A proposito, no, ieri dicevamo, cavoli, un peccato da un lato che i tre fenomeni non siano riusciti tutti e tre a fare almeno una volta lo slam. Ecco, Dimitrov, per quello che sta facendo vedere, meriterebbe un titolo a Wimbledon. Se proprio dovesse mai vincere uno slam, io spero che sia lì, perché il suo tennis sarebbe perfetto per trionfare lì, la sua eleganza, il suo. Insomma, vediamo. Sono curioso di vedere Sinner sulla terra, ma sono ancora più curioso di sapere se Dimitrov riuscirà a reggere questo ritmo o comunque questo livello, qualcosa di simile per più mesi. Ultimamente l'ha fatto vedere. Allora, a quel punto lì, non dico con la costanza dei primi quattro, ma appena dietro, davvero lui può dare sempre tanto, tanto fastidio. Stiamo vedendo tanti messaggi da Facebook, Stefano che dice è un cannibale come Eddie, riferendosi a Sinner. Il discorso del colpo più migliorato, c'era qualcuno che diceva il suo slice di Sinner. Io sono più orientato sul servizio, no? Come stavamo dicendo. È il colpo, non perché lo abbia anche rilevato Medvedev, però sono assolutamente d'accordo. C'è stato un click a un certo punto. Quando, perché non è soltanto di servire bene, ma quando devi servire bene. E lui è da lì che ha cominciato a fare la differenza. Non ti dà più tante possibilità di fare break, è micidiale. Aveva già la caratteristica di recuperare quando andava sotto di un break, e lo sa sempre fare. Ma adesso è difficile andare in vantaggio con lui in generale. Questa settimana è successo 2 o 3 volte, subito pronti via. Però io ho la sensazione che come i giocatori di scacchi o gli sport applicabili al concetto dei giocatori di scacchi, lui sia uno che sa cosa sta succedendo 2 o 3 mosse avanti. È un po' come quando si esprime il concetto: se per caso foste nella giungla e a un certo punto vi capitasse di vedere la tigre, si dice che la tigre vi ha visto almeno 10 volte prima. Ecco, Sinner è la volpe, però forse è anche un po' la tigre. Cioè che sta studiando molto la tattica, quello che bisogna fare in campo, no? Farsi anche sorprendere, ma reagire. Perché ne parlavo ieri nell'ultima puntata della diretta da Livigno, parlando con Flora Tabanelli, io vi assicuro, perché poi queste cose solo se le vedi da vicino, l'ho vista in faccia,
per me è, cioè, è qualcosa di speciale. Cioè, non so, magari in questo caso descriverlo a parole, ma il fatto che lei abbia vinto un mondiale rivincendolo in condizioni difficili, facendo delle cose difficili, cioè vuol dire che c'è un'evoluzione, e Sinner in questo è veramente specialista. Non so se ha senso quello che ho detto, Guido. Sì, ma io quella, diciamo, quella capacità di azzannare la partita, di essere un killer sul campo, io l'ho sempre vista, anche quando qualcuno lo descriveva come uno agonisticamente un po' pollo, piuttosto che magari non così determinato. Io quello sguardo l'ho sempre visto in Sinner. È chiaro che quella frase fatta, che però con lui diventa tutto abbastanza reale, se che lui impara dalle sconfitte, impara dalle situazioni, impara dalle partite, con lui è proprio verità. Guardiamo cosa è successo con Medvedev, e quindi immagino che, tipo, stando a oggi, dico, dalle due finali precedenti e da tutto quello che ha messo via negli ultimi mesi, imparerà. Quindi, insomma, io non vorrei essere nei panni di Dimitrov, in un certo senso, perché sarei molto sorpreso di una controprestazione di Sinner. E se Sinner gioca al suo livello, insomma, batterlo in questo momento è davvero molto molto difficile. Al tempo stesso, però, abbiamo un giocatore che, dopo aver battuto quei tre campioni lì, ci può provare, e davvero quello che, il sentimento che prevale a me in questa attesa della partita è assolutamente la speranza di vedere una partita un po' equilibrata e intensa, ecco, che non vinca uno dei due, come succede a volte nelle finali, che sono magari un pochino deludenti, che tirino fuori il meglio, quello che hanno fatto vedere l'altro giorno, e poi vinca il migliore. Perché non so, anche se glielo auguro, quante volte rivedremo Dimitrov così, no? È un mio interrogativo che mi pongo, però adesso è questo, e sarebbe un peccato che arrivasse in finale un po' sgonfio, o che magari la finale non fosse al top. Di sicuro, se giocano a viso aperto, nel senso di pochi tatticismi, cioè a spingere, a giocare bene a tennis, è chiaro che Dimitrov può avere qualcosa in più. Però dicevano ieri la diagonale del rovescio, non sono convinto la diagonale del rovescio la possa patire tantissimo Dimitrov. Posso pensare, come dicevo prima, che invece possa patire un po' il cambio di traiettorie, sempre che ci sia il tempo di farlo sullo scambio, mentre sul servizio io credo che vedremo, almeno inizio partita, spesso Sinner giocare il kick, per testare un po' l'affidabilità della risposta di rovescio di Dimitrov, o quanto vantaggio può prendere da un servizio di questo genere. Non mi spingo oltre, perché il tennis è difficilissimo da interpretare, e insomma questa settimana mi sono già esposto abbastanza, quindi rimango un attimo frenato. No, non è questione di frenato, è questione che spero tanto davvero di vedere Dimitrov esprimersi come allora, capace di fare. Come ci chiedevano, leggiamo un po' di messaggi da YouTube, e prego Stefano Lanzanò di aspettare un attimo per far vedere gli altri invece che arrivano da Facebook, perché su YouTube davvero siete sempre di più a seguirci, e tra l'altro arrivano anche poi spunti interessanti, come per esempio, leggo adesso appunto dalla Valpusteria: ci stiamo preparando in silenzio, il traffico su strada sta scemando, tutti davanti alla TV. Tipo, allora, tipo finale dei mondiali. Io ho percorso la Val Venosta, no? Perché prendendo il tunnel da Livigno per andare verso il Veneto è sicuramente la strada più comoda, e non so se c'entra qualcosa, ma era Pasqua, in Val Venosta veramente si andava lisci come l'olio. Quindi è bella questa... richiamo a una questione che è ricorrente, no? Quando arriva l'ora Sinner, c'erano i momenti Federer, adesso allora Sinner in Valpusteria, e effettivamente c'era stato quella citazione di un giornalista dello Miten, che ha sede a Merano, il, insomma, quotidiano regionale, per chi legge in tedesco, e lui diceva: l'autostrada da Bolzano a Merano non c'è nessuno. Effettivamente non è un'autostrada, perché non si paga, però
sono due corsie lì, come anche nel Brennero, quindi insomma, magari il disguido è stato per quel motivo lì, però sì, è una cosa ricorrente. Tra l'altro saluto anche Luca Vitali che scrive su YouTube, che una cosa simpatica quando abbiamo seguito la TP Finals, che alcune volte eravamo anche insieme io e Guido lì proprio fuori dalla Palal P Tour. In una delle serate c'era Luca Vitali che mi guardava lì fuori dalla Palal P Tour mentre col telefonino seguiva Tennis Mania. Questo secondo me è uno spettacolo assoluto di situazione. Vediamo, allora c'è anche Cecilia augura buona Pasqua appunto dalla Val Pusteria, ed era lei che diceva queste cose legate al traffico, no? In buona sostanza. Se hai letto qualche messaggio interessante, No, vai, Guido. mi stavo dimenticando una cosa, che questo weekend perfetto fino adesso è rischiato di essere guastato stamattina dalla lettura di un quotidiano sportivo che ha Aia. dedicato, devo dire, grandissimo spazio a Sinner, però poi ci sono messi di nuovo quel giornalista che quest'estate aveva scritto delle cose in concomitanza di Roma, ricorderai, non molto carine e centrate sulle qualità di Sinner, per poi ovviamente lui sì saltare alla grande sul carro. E ha rifatto un pezzo dove ti dico solo che la perla, per così non vi annoio, è stato che comunque il dritto è sempre stato il marchio di fabbrica di Sinner. Ecco, questo è un po' diciamo, partendo da lì poi puoi capire il livello dell'articolo. Mentre invece a fianco c'era un articolo nell'intento molto molto divertente sul fatto che il tennis stia diventando talmente di moda che se tu ti trovi stasera a vedere la partita magari con i parenti, essendo Pasqua, e devi imparare un po' di gergo, no? E quindi suggeriva dei gerghi per non fare figuracce e spiegava dei termini che magari anche lì un paio magari non sono stati spiegati, però quell'articolo lì diciamo che era molto divertente, perché ormai non puoi più andare a presentarti in un salotto a vedere una televisione in un bar dicendo delle castronerie o non sapendo cosa vuole dire timing piuttosto che grip, piuttosto che altre cose. E niente, però sì, insomma, vabbè, ci sarebbe molto Allora, io devo dire la verità, da dire. cerco di non fare più queste rimarcare insomma degli errori, perché veramente mi dispiace anche No, perché ma si l'errore, toglie. figurati, gli errori no, però proprio No, aspetta, il aspetta. pezzo, proprio, non l'errore, Sì, proprio il fatto che della no, gente scriva di tennis, ecco, questo io però io rimarco. volevo citare un errore, e comunque dico, mi pare evidente che ci sia bisogno di fare in modo che le persone che vogliono conoscere di più il tennis siano messe a disposizione, cioè si siano create le premesse per aiutare, no? In tal senso, ho letto che un break è stato fatto con un ace, per esempio, Sì, ma non muore. cioè, può succedere, mettiamola così, però ripeto, non voglio più stare lì a fare, perché poi quelli che mi avevano detto, ah, ormai come dire, è anacronistico farlo, lo fanno loro. Quindi io dico, beh, forse qualcosa è passato, lascio a loro le beghe. A me non interessa più fare questo tipo di sottolineature. Ma, Allora, cioè, secondo me sì. tu fai No, bene a sottolineare invece il discorso in generale, no? Su un ma sai cosa articolo che che magari. se tu ovviamente anche, ripeto, con ironia che apprezzo molto, vai a spiegare alcuni termini e di fianco uno dei più importanti giornalisti del giornale scrive delle cose pseudoserie e scrivendo sostanzialmente delle castronerie che denunciano o una non conoscenza della disciplina o delle idee, delle opinioni, che per amore del cielo c'è libertà di opinione, però insomma abbastanza singolari, e allora forse quel pezzo lì di spiegare come funziona il tennis, mi viene voglia di dirlo, spiegalo al tuo vice direttore o a chi hai di fianco. Poi vabbè, queste poi se poi la gente si deve avvicinare al tennis è sempre meglio che si affidi a chi ne capisce, perché se poi, anche senza contare che fa un po' ridere che lo sport forse più internazionale che esista nel mondo debba essere spiegato agli italiani che un po' di tradizione, voglio dire, ce l'hanno, hanno tornei importanti,
insomma, mi sembra un po' ridicolo. Mi dava già fastidio quando magari, non so, ti faccio l'esempio, Olimpiadi invernali, Pittin vince la medaglia nella combinata nordica e spiegano come funziona la combinata nordica. Vabbè, siamo un po' un paese del terzo mondo sportivo, ma la faccio passare. Ma non mi puoi spiegare il tennis, perché se il tennis c'è bisogno di spiegare come funziona il punteggio, quelle cose lì, allora, ripeto, sì, tipo, vi potete anche avvicinare, sono contento, però magari ma guarda, io ti dico, denuncia un po' di insomma di provincialismo, un po' di questa cosa qua che a me sinceramente dà un po' fastidio. Io ti dico, per esempio, appunto, per parlare di Flora Tabanelli e del suo mondo che è il freestyle, ma è il big air, lo slopestyle fatto con gli sci e quindi frischi, cioè questo è un po' più complicato e certo. Io sono andato lì, come dire, con la testa a carta bianca, no? La mente con la carta bianca, e c'è Ian Rocca, che è veramente fantastico nel comunicare, e io ho capito delle cose, ho capito il cork quando succede, ho capito lo switch side, cosa vuol dire, no? Andando all'indietro. No, ma lì siamo, cioè, lì veramente siamo su discipline che se non conosci più che bene non capisci niente, assolutamente è doveroso. Poi... ripeto, il nuoto e la corsa, una volta che hai capito lo stile o la distanza, va bene, poi capirne è tutta un'altra cosa, però diciamo chi lo guarda le prime volte lo capisce. Ci sono discipline più difficili, però noi siamo un paese con montagne dappertutto, dove si scia dappertutto, siamo un paese dove c'è il mare, dove ci sono circoli di tennis in ogni paesino, scherma, medaglie olimpiche nella scherma, siamo uno dei paesi dominanti, cioè siamo un paese di grande tradizione sportiva. Mi fa un po' specie che ci sia bisogno sempre di ricominciare da capo. Nel 76 l'Italia ha vinto la Coppa Davis a distanza di 40 anni, l'abbiamo rivinta e Sinner ha vinto la storia. Cioè, scrivete delle cose, soprattutto se avete la fortuna di essere inviati sul posto. Ecco, questo mi fermo. Mi fermo. Comunque è da rispettare Dimitrov, ma Sinner lo spazza via in due set, sto leggendo su YouTube, non c'è storia con nessuno adesso se è in salute. Leggevo sotto di un Dario, uno che ha scritto, un nostro ascoltatore, che diceva una cosa interessante: la partita di Pechino è stata, appunto, come dicevo prima, a viso aperto, forse non mi sono spiegato bene, una partita con tanti bei colpi, molto spettacolare, però senza particolari... Grande shot making, no? Esatto, shot making, senza particolari tatticismi o comunque... giocate alla grande. Quello era un Sinner in una settimana di grazia contro un ottimo Dimitrov. Da un lato mi auguro una partita così, anche se probabilmente possono aumentare le possibilità di vittoria di Dimitrov se si gioca un po' più a tennis, nel senso completo del termine. E a questo proposito aggiungo, quando dico che Sinner ha fatto pochissime smorzate, pochissime discese a rete, pochissimi back, non sto dicendo, chiarisco, che non sia importante che lui abbia a oggi la possibilità di fare anche quelle cose, anche se non sempre al top. Anzi, è importantissimo, perché anche se non le usa, sa che all'occorrenza lo può usare, l'avversario sa che lui è meno prevedibile, e quindi quella, chiamiamola, adesso voglio dire aridità, comunque quel tennis un po' monocorde, no? Che era l'accusa che si faceva a Sinner, e che l'ha portato un po' anche a cambiare rotta tecnica, no? È proprio stato quello il lavoro straordinario e l'intuizione anche di Sinner o di chi lo consiglia di cambiare, perché quando giocava con i top player soprattutto vedeva che la sua grande spinta, la sua grande velocità di palla non era sufficiente, o comunque in certi momenti non bastava, e lui era frustrato da questa cosa. E poi ci si è messo anche, c'era certo anche la crescita col servizio, che ripeto sempre, non è solo una crescita di prima palla, ma è anche una crescita nella seconda palla, perché non è detto per forza che per vincere deve mettere il 60% di prima palla, che aiuta Sinner, che aiuta chiunque. È anche una grande, ottima e robusta seconda palla. Chi ha voluto specificare quel discorso da Pechino, quello che è successo da Pechino in poi, insomma, la partita del biloncino, è Claudio Monti, che l'abbiamo letto su YouTube. Invece un messaggio prima citava il discorso dell'en plein nella scherma delle Olimpiadi, e
c'è stata una domanda a proposito di Olimpiadi e di Sinner, chi vediamo, diciamo, potenzialmente favorito tra i nomi, insomma, quelli fatti sono Sinner, Djokovic, forse c'era Alcaraz, adesso non ricordo il terzo nome. È molto difficile fare un ragionamento adesso, onestamente, su altre questioni magari si può provare, però sarà interessante. La stagione sulla terra praticamente comincia adesso, sarà anche Marrakesh dove ci sono diversi italiani attesi, compreso Berrettini, lo stesso Musetti, credo, no? Forse anche lui è a Sì. Ma Marrakesh. Quindi adesso poi di forse è terra. Sonego e Cobolli che sono Marrakesh e Musetti all'Estoril, ma Esatto, ci bravo. controllo. Infatti non avevo un dubbio su Musetti. Sonego sicuramente con Berrettini perché c'è il discorso del Nello doppio stesso quarto, cambiamento. tra l'altro, Sonego e Berrettini. E Esatto. Berrettini, se vincesse il primo turno, forse trova Vanhasch, che è quello seguito anche da Esatto, Vincenzo a Santopadre. Santo Padre. Era proprio quello il discorso che mi faceva poi dire, aspetta, hai un dubbio perché Sonego è l'altro giocatore che ha chiuso la sua lunga collaborazione con il coach storico come è stato per Santopadre e Berrettini proprio a fine della scorsa stagione. Però ecco, sul discorso della terra ne parliamo poi direi dalla prossima settimana. Ci sarà l'appuntamento martedì sera alle 19:05 che tendenzialmente registriamo sperando con un ospite, vediamo se si può fare e poi ovviamente riprenderemo una copertura quotidiana quando ci saranno i tornei come Monte Carlo, come Madrid, giusto per spiegarvi, insomma, per chi magari non avesse seguito anche le stagioni precedenti con Tennis Mania. Stefano Lanzanova, se puoi andare anche con altri messaggi su Facebook, Allora, volentieri, velocemente Dario, ti dico vai. solo che all'Estoril è numero uno Ruud, numero due Urkač, numero tre Musetti, mentre a Marrakech ci sono Ma allora non è diversi. così scarso Musetti se è il numero 3 del seeding a Estoril. No, ma scarse Musetti è come quando dici Sinner ed è concentrato, più o meno la stessa cosa. Ok. E no, invece Marrakech è un pochino meno alto perché Agere è la 1, 35 del mondo, Hofner la 2. Insomma, un torneo molto aperto con Evans, Sonego la 4, Cobolli la 8, Sonego al bye. Berrettini gioca con Shevchenko che è la 6, e se vince col vincente di Vanhasch e Munar. Quindi può prendersi la rivincita di Shevchenko che l'anno scorso l'aveva battuto, ti ricordi, a Phoenix in quella partita disgraziata. E Cobolli, credo, per la prima volta è testa di serie in un torneo ATP. E poi nelle qualificazioni ci sono Fognini che è all'ultimo turno e un altro giocatore che adesso mi sfugge, che è gigante, sempre all'ultimo turno. Mentre Mike propone un discorso di prova del 9, a parte perché è un problema, cioè Sinner non è più la prova del 9 per nessuno, ma da un po' di tempo, ma poi lui stesso, Dimitrov, ha vinto questa serie di partite con Urkač, Alcaraz e poi ha continuato con Zverev, cioè la prova del 9 da mo' che l'ha superata. No, no, ma poi la cosa bella che io apprezzo tanto di questo momento di Dimitrov, che lui ha spiegato, non è una questione. Come dire, sì, i miglioramenti ci sono stati, ma adesso il cambio è mentale, cioè lui non patisce così tanto le sconfitte e soprattutto non va troppo fuori di testa con le vittorie, ma si sta godendo proprio il momento che arriva in una situazione particolarmente felice anche dal punto di vista privato o che comunque quando hai quel talento, un po' il discorso di Musetti, è vero che Sinner ha specificato che il talento te lo costruisce un po' come il discorso che ha sempre fatto Nadal, cioè parliamo di cos'è il talento. Però è inevitabile pensare a un qualcosa di simile a una situazione tra Dimitrov e Musetti. Hanno un arsenale, un bagaglio tecnico, anche una piacevolezza nel vederli giocare, perché è un gioco completo. Il tennis è nato così, non è nato con rovescio due mani. Cioè, bisogna essere anche onesti, no? E portare avanti quel fil rouge. Non è mica da poco, è un po' come, vi faccio questo esempio, la staffetta dello sci di fondo, no? La cosa più importante era quella cosa lì, era la gara a squadre. Poi sono cambiate un po' le cose, si è perso un po' il fil rouge della staffetta nello sci di fondo. È così. Poi che si arrivi a poter essere competitivi con più atleti, in più gare, in futuro, con dei giovani nello sci di fondo, saremo tutti quanti contenti. E con lo stesso Pellegrino, ovviamente, perché bisogna per forza citarlo. Tra l'altro,
non vi racconto io questa cosa perché poi verrà fuori, ma diciamo così, il pellegrino si sta attrezzando come altri. È un messaggio così, buttato dentro la bottiglia, però vedrete che tornerà in spiaggia quel messaggio nella bottiglia e vi racconteremo quello che sta succedendo con Federico Pellegrino, che mi sembra molto interessante. Però ah, ecco, leggevo sotto, Dario, vabbè, un paio di cose simpatiche. Si diceva un nostro ascoltatore che è tifoso di Sinner da Bergamo 19, no ai... agli ultimi, ma no, invece sì, a tutti, voglio dire, quello di prima non voleva essere una dissuadere la gente, avvicinatevi il più possibile al tennis, ecco, dicevo solo, abbeveratevi a delle fonti che magari vi spiegano bene le cose. Tra l'altro un altro ascoltatore chiedeva infatti, ma mi spiegate che cos'è il back o back, scritto back, insomma. Io lo capisco. Il rovescio è tagliato, non solo il rovescio, prevalentemente si gioca sul rovescio, un rovescio che nasce difensivo, ma lo vedremo stasera con Dimitrov, può diventare anche un'arma assolutamente di offensiva per dare fastidio all'avversario, una palla tagliata, si chiama back perché al taglio indietro la palla viene colpita col piatto corde leggermente sotto alla palla e la palla gira su se stessa al contrario, no? Quindi un taglio all'indietro, diciamo. E che lo può fare anche chi è bimane, anzi ne sì. Vediamo tanti di esempi di capacità di usare il back anche per chi Berrettini è il massimo esponente di questi giocatore bimane che gioca un grandissimo back, mentre Sinner l'ha imparato strada facendo, l'ha migliorato strada facendo perché lo sapeva già fare. Sicuramente questa sera vedremo probabilmente qualche dialogo back contro back e insomma vedete la differenza tra uno che se lo porta da casa a livello, ecco, c'è Francesco 78 e chi l'ha imparato, che ci dà un'ulteriore possibilità di dare una spiegazione, ma è interessante questa cosa e se diciamo avete queste curiosità fate pure domande, non vi vergognate, perché c'è anche magari qualcun altro che avrebbe voglia di fare quella domanda e non la fa magari per timore di essere anche un po', non dico preso in giro, però vedi, bisogna spiegare certe cose. No, allora... questo messaggio è molto interessante, ma anche molto inerente a quello che può succedere stasera, perché chi negli ultimi anni, e sono sempre meno, ha giocato il rovescio a una mano, è con la velocità di palla, con le palle cariche che si giocano adesso, è difficilissimo giocare vicino al campo con il rovescio a una mano. Partiva molto fuori, per poi magari riavvicinarsi. Almagro è stato uno che riusciva a giocare abbastanza da vicino in risposta al rovescio a una mano, aveva un rovescio a una mano clamoroso, stiamo parlando di fenomeni. Wawrinka faceva un po' in risposta, si è rifugiato nel back tante volte, perché rispondere da sopra, quello che sta provando a fare il Musetti delle volte a queste velocità, con queste rotazioni, con rovescio, per quanto il tuo rovescio sia ottimo, è molto complicato, e quindi cosa fai? Devi scappare indietro e il campo inizia ad allargarsi e tendi a fare molta più fatica, col problema che Musetti non è team, non ha la fisicità o comunque le capacità di non ha, non giocano lo stesso tennis, quindi diciamo che il rovescio Dimitrov oggi potrebbe avere questo problema, riuscire effettivamente in questo momento storico del tennis a essere nei primissimi con rovescio una mano è un'impresa. E non è un caso che ce ne siano meno, un po' perché si insegna di meno, infatti io rifacevo riferimento alla scuola ceca, che però poi Korda, Lendl, Navratilova, Novotna e Mandlíková, le più grandi giocatrici o giocatori sono stati a una mano, ma perché in quegli anni c'era ancora un 50-50, un 60-40 all'inizio di insegnare il rovescio a una mano o due mani, adesso siamo a 80-20, siamo a 90-10, e quindi è evidente che un po' per dei motivi, un po' forse siamo... pratici, un po' si è anche esagerato, perché secondo me quando il ragazzino dimostra di avere delle qualità o la ragazzina va incentivata a giocare a una vedi mano. Che non è impossibile nel tennis moderno, ma è molto complicato. Ecco. Vedi che sollecitati vengono delle domande. No, si può giocare anche da destra il kick, ma chiaramente se sei destro ha un effetto, qua da sinistra ha un effetto uscire che butta fuori l'avversario e quindi è più efficace, però si può giocare assolutamente anche da destra. E per rispondere ad Alessandra, che prima sempre abbiamo visto il messaggio su Facebook, mi pare da Pietra Ligure forse, comunque il discorso del rovescio a una mano, è chiaro che adesso ce ne saranno sempre meno, a parte, come diceva appunto lei, qualche eletto, però
Non penso che sia completamente finito. I cambiamenti nella storia del tennis, perché non dobbiamo dimenticare, se questo processo è diventato così estremo, cioè il fatto che è difficile risultare vincenti con il rovescio a una mano se non riesci a giocarlo come lo giocava Federer, cioè in controbalzo praticamente con le soluzioni con il back, cioè che era totalmente imprevedibile da quella parte, nonostante facesse molta fatica con le palle cariche sul suo lato sinistro, ma poi abbiamo visto nella parte finale della carriera Ljubicic gli ha fatto scattare qualcosa dicendo: guarda che tu quel colpo lo puoi utilizzare in maniera anche più efficace con qualche accorgimento. Hanno cambiato diciamo la specificità delle superfici all'inizio degli anni 2000, e se si tornasse indietro il rovescio, quello classico, diciamo così, potrebbe tornare molto utile su superfici come quella dell'erba o anche altre più veloci, perché se tu hai quel colpo lo puoi giocare ad un'altezza, diciamo, diversa, no? Rispetto a come Guarda, succede adesso con più il rimbalzi. problema grosso è sulla risposta al servizio. Il problema più Esatto. grosso, il limite più grosso. Per il resto non c'è questa, secondo me, questa differenza così evidente, o comunque ci sono pro e contro per tutte e due i rovesci. Tra l'altro guardavo su YouTube Dario Cecilia Valentini che mi scrive: se vince Jannik stasera, io invito Guido Monaco in Valpusteria e lo porto a Sesto per fargli vedere davvero chi è Sinner con le faccine che ridono, e forse poi proverà più simpatia per lui. No, No, primo, invece no, ha davvero tanta invitami, no, ma simpatia, primo Guido. invitami in Valpusteria molto, molto, molto volentieri. E secondo, a me proprio Sinner sta simpaticissimo, cioè a me proprio sì, simpaticissimo. Se poi l'unica cosa che magari a volte vi fa sembrare che io non mi arrampichi sui muri, a parte che devo mantenere un certo aplomb, visto che non vogliamo, no, fare tele Sinner, per No, quanto esatto. sia ovviamente il motivo di interesse maggiore, è che quando gioca a livello di mio gusto, ok, per come sta in campo, molto freddo, che è una grandissima qualità, e per come gioca proprio, non ho questo moto di entusiasmo se rispetto ad altri giocatori magari del passato che mi hanno entusiasmato un po' di più, ma detto ciò, umanamente non posso che parlarne strabene. Mi piace tantissimo il personaggio, mi spiace tanto come sta in campo, e gioca da Dio. Diventa al limite una questione di gusto. Poi io non sono mai molto bravo a mascherare, magari qualcuno la legge come un'antipatia nei confronti di Sinner, ma assolutamente, ma zero. Spero di aver chiarito. Ma io non lo dico per non giocarmi l'invito in Valpusteria, ma lo dico proprio perché lo penso. No, ma io suggerisco soprattutto d'estate, ma cioè, se la cava bene anche con gli sci, proprio nel godersi una giornata sulla neve, Guido, per cui sia d'inverno che d'estate lì, vabbè, insomma, è pazzesco come anche in tanti altri posti, però passeggiare d'estate in Val Fiscalina, andare su nel rifugio ultimo, dove ha lavorato per tanti anni, credo continui a lavorare comunque il papà, che però ogni tanto segue Jannik per fargli da mangiare, per fargli delle prelibatezze, che evidentemente migliorando anche a tavola sta migliorando anche Jannik, perché anche quello è un contributo. La cucina di casa ha sempre il suo effetto, vi assicuro, è uno spettacolo. Quindi, insomma, ma non è che devo fare pubblicità io, la Val Fiscalina è considerata una delle valli più belle delle Dolomiti. Sì, tra l'altro Cecilia dice anche che a volte andando a giocare a golf lo si incrocia anche da quelle parti, Jannik. E poi mi scrive Daniele Maggi da Novi Ligure, credo. Non mi sono mai spiegato come mai non c'è un 1000 sull'erba. In qualche modo è vero, Ci però stanno stagione sull'erba è pensando, corta. Ci stanno però non è pensando. facile. E poi Musetti ha fatto vedere, dice Alessandro Barone, contro Shelton, come il rovescio di una mano può contenere grandi battitori meglio del Bimane. Vabbè. Sarebbe un po' lunga, diciamo che Ha quella giocato una partita buona lì partita l'ha Musetti e... contenuto con una mia discreta anche sorpresa, devo dire. Esatto, e soprattutto Shelton ha un po' patito alcune sconfitte recenti, secondo me, e quindi il suo gioco ha bisogno di una fiducia estrema, credo. E Poi ogni sulla partita, tattica. non dimentichiamocelo, poi ogni partita ha una sua storia, una sua dinamica, un incastro di caratteristiche tecniche, mentali, personali, e quindi
è un po' più difficile di così, insomma. Sul discorso tattico, quello che scrive qualcuno prima su Facebook diceva, ma deve evitare di essere un po' interlocutorio Sinner e soprattutto di giocare al centro. Che Jannik sono cose che magari ha fatto in certi momenti. Io sono convinto che cercherà di essere... Allora, il prendere il tempo, so che magari non è forse espresso nella maniera migliore questo concetto, ma sarà un po' la chiave della partita. Perché è chiaro che a livello scacchistico del tennis, su questa situazione tutti e due vogliono giocarci, cioè vogliono giocare d'anticipo, mi pare, Guido. Sto dicendo una cosa sbagliata? Sì, giocano vicino, prendono la palla presto, ma stiamo scherzando. Chiaramente Dimitrov molto più proiettato verso la rete, Sinner molto più a sfondare da dietro, nonostante i suoi recenti miglioramenti anche in quella parte del campo. Però dai, io penso che ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita, ripeto, spero che ci sia equilibrio, e perché per quanto bello vedere Sinner annichilire gli avversari, insomma, io ho voglia di vedere una partita bella di tennis, lottata, spettacolare da ricordare, perché poi 6-1, 6-2, 6-2, 6-2 non li ricordi tanto, o meglio, no, se li ricorda no. Medvedev, ma il pubblico se lo ricorda meno. E quindi speriamo veramente di vedere un Dimitrov in linea con quello che ha fatto vedere, insomma ha giocato tre partite così, quindi non è un caso di sicuro, quindi il livello è quello, speriamo ne abbia ancora anche stasera per regalarci 2 ore almeno di grande tennis. 2 o 3 cose prima di salutarvi e di augurarvi buona cena, se vi rimane ancora qualcosa, qualche spazietto, diciamo così, dopo il pranzo di Pasqua, è che allora mi chiedevano qualche indicazione su come saranno seguiti i mondiali di curling maschile. Sinceramente credo che ormai, visto che il curling è diventato una disciplina molto seguita, io spero che lo sport faccia sempre di più per proprio annunciare quando ci sono le partite. Io sono pagato per fare altro. Comunque domani sera ci sarà alle 19, se non vado errato, la diretta della partita con la Corea del Sud per il team Retornaz, e poi mi pare che saranno, diciamo, o sera o pomeriggio i giorni di mercoledì, venerdì, e poi ci saranno semifinale e finale sabato e domenica. Io penso che per far conoscere uno sport bisogna fare tanta promozione, anche le TV hanno l'interesse di farlo. Sky Sport, fenomenale da questo punto di vista, va detto che non hanno l'esclusiva, non voglio rovinare la festa, però si vede anche su Tennis TV, ma bravi Sky a fare questa promozione gigantesca, perché è un invito a portare dentro nuovi appassionati, e poi bisogna spiegargli le cose e soprattutto dargli gli strumenti per chiedere sempre di più, no? A se stessi come appassione, ma anche nel voler vedere questo sport. Chi ci chiedeva di commentare la vittoria di Nardi al Challenger di Napoli, io invito a riprendere magari l'inizio proprio della nostra diretta, perché sarà possibile appunto sapere quello che ha detto in particolar modo Guido Monaco. Domani abbiamo già in qualche modo trovato un orario, visto che è Pasquetta. Spero in molti possano fare la grigliata. Dal tempo che ho visto qua oggi in Veneto era dura, se ci sarà quell'uragano che si è scatenato nel primo pomeriggio, speriamo di no, le previsioni anche domani mi pare non siano proprio il massimo, il bel tempo arriverà poi appena dopo, però saremo insieme alle 10.30. Quindi Dario, visto che qualcuno si sta lanciando nel pronostico, visto un Dimitrov 6-4-6-2, proviamo a beccarci. Vuoi dire addirittura il punteggio? No, io non so. No, Sinner, pronostico 6-4-6-2 Sinner dice. No, io più che un pronostico, una speranza. Gli dico, allora, 6-4-4-6-7-6 per Sinner. Mamma mia. 6-4-4-6-7-6. 2 ore e 42 minuti. No, no, secondo me no. Allora, 7-5-6-3 Sinner. Sei più... Così, vai, rischi meno, va bene. Vedremo. Vuoi spiegare velocemente come funziona il servizio kick?
Chicca è la rotazione col servizio dell'equivalente del top spin, no? Se vogliamo, è un colpo che si, un lancio di palla normalmente lanciato più vicino sopra la testa, più a sinistra, per fare un movimento alla punta della racchetta a sinistra a destra, sempre se sei destro, e far girare la palla, poi dopo il rimbalzo far saltare alta la palla con una rotazione che è del tutto simile a quella del top spin da fondo campo, no? E quindi il rimbalzo è molto alto e soprattutto da sinistra, dopo il rimbalzo tende a scappare verso sinistra dell'avversario, verso il rovescio dell'avversario, sempre parlando di un destro. Quindi si trova, l'avversario si ritrova una palla alta e carica, quindi deve fare una scelta o anticipare, stare vicino al campo e col rovescio a due mani è molto più agevole, oppure deve scappare indietro di 3-4 metri, lasciar cadere la parabola della palla e spingere forte come faceva appunto Thiem e come fa spesso anche Nadal, però è mancino, quindi da sinistra patisce meno quella soluzione. Comunque lanciategli anche voi, sì, nel vostro pronostico sulla partita che sta per iniziare, insomma tra circa un'ora, che poi domani magari ripigliamo chi è riuscito ad azzeccare il punteggio. E viene con me a fare il weekend in Valpusteria per premio, per chi indovina. Ok, e a proposito del curling voglio dire una cosa, che è importante in generale per lo sport. È sbagliato nel nostro mestiere creare false aspettative in un senso o nell'altro. A proposito di curling, non mi aspettavo assolutamente che le ragazze facessero questo straordinario mondiale a Sydney in Canada, nella Nuova Scozia, e invece dico, ma non per, come dire, mettere le mani avanti, io credo che è il momento giusto, ci hanno lavorato veramente tanto per preparare questo campionato del mondo i ragazzi del curling. Io credo che loro non accetterebbero di firmare meno di una finale, perché non abbiamo mai fatto una finale campionato del mondo, è difficilissimo, ci sono i team Gushu, il team Edin, Canada-Svezia, il team scozzese di Moat, che è fortissimo, però il team Tornaz non è da meno. Quindi io vi invito comunque a seguire, lo potete fare. Purtroppo io la mia critica in questo momento per il curling è per lo streaming, che non c'entra niente con Eurosport, che purtroppo non è adeguato. Io spero che in futuro questa cosa migliori, perché chi vuole vedere, anche magari pagando qualcosa, oppure se qualcuno troverà il sistema per far vedere tutte le partite dell'Italia agli europei e ai mondiali, in aggiunta a quello che fa Eurosport, o comunque insomma si possa migliorare il tutto, sarebbe giusto. Perché questa è una disciplina che in sostanza non esisteva come livello di competitività alle Olimpiadi Mondiali fino a poco tempo fa e adesso lo è. Un po' come sarebbe sbagliato, avendo atlete come i fratelli Tabanelli, non dare visibilità a praticamente un contesto sportivo dove l'Italia non c'è mai entrata. Cioè è bello dare l'opportunità al pubblico di appassionarsi a qualcosa di nuovo. Finisco con questo, direi che abbiamo insomma anche sfondato l'ora. Vi ringrazio come sempre, siete stati tantissimi anche oggi a seguirci. Io faccio anche una specifica, sul sito di Eurosport, cioè non lo ricordo mai, ma tendenzialmente dopo che ha avuto la sua missione il nostro video, cioè non soltanto nell'immediato ma dopo uno, due, tre giorni, mi dicono che sono 30.000 a seguire questa cosa sul sito di Eurosport. Non sono proprio bruscoletti. Buona partita a tutti e buona ancora finale di Pasqua e Pasquetta. Domani ci rivediamo. Ciao. Ciao.